Blasioli, risolto il problema nella zona nord di Pescara per quanto riguarda questa rottura di una conduttura dell'ACA, tra l'altro si è lavorato tutta la notte. Sì, dobbiamo ringraziare l'ACA da questo punto di vista, hanno lavorato tutta la notte da ieri, da quando si è scoperta questa perdita, una perdita che ha messo in crisi buona parte della parte centrale della città di Pescara, perché una conduttura da 700 realizzata addirittura con i fondi della Cassa del Mezzogiorno e la forte perdita d'acqua causava una pressione tale che non permetteva la tamponatura della condotta. Quindi alle ore 22, quindi questa notte, hanno staccato la fornitura dell'acqua e questo ha permesso di poter tamponare tutta la condotta. Nel frattempo l'acqua è tornata naturalmente a scorrere, adesso le case stanno ricevendo tranquillamente la fornitura, non abbiamo notizie di particolari problemi. E questo significa che se le cose dovessero andare veramente così, nei prossimi giorni si potrà fare la riparazione definitiva della condotta. È stato importante intervenire tempestivamente? È stato molto importante, soprattutto comunicare per tempo alla città non appena abbiamo scoperto di questa perdita.